di questo ragazzo, si chiama Miguel, un argentino che insomma è stato ucciso, è stato sequestrato, è scomparso, diciamo. Gli hanno dedicato la corsa di Miguel, che ci sta domenica, e oggi è il Mille di Miguel, che è la corsa dedicata alle scuole. Il 17, 18 e 19 gennaio 4.500 studenti delle scuole elementari, medie e superiori di Roma e provincia sono stati impegnati nel Mille di Miguel, una corsa su pista che si è svolta all'interno dello stadio Paolo Rosi della capitale. Il Mille di Miguel è l'anteprima della Corsa di Miguel dedicata alle scuole. Si è trattato di un grande festival di corse sui 1000 metri, ma per i più piccoli anche sui 400 e sui 600 metri. Miguel Sanchez era un ragazzo argentino che amava lo sport, soprattutto l'atletica, come anche scrivere poesie. Gareggiò due volte nella tradizionale corrida di San Silvestro a San Paolo del Brasile. L'8 gennaio 1978 Miguel scomparve nel nulla ed entrò a far parte della lista dei 30.000 desaparecidos causati dalla dittatura del generale Videla in Argentina. Promosso dal Club Atletico Centrale insieme a Libera, il Mille di Miguel è giunto quest'anno alla quarta edizione, mentre la corsa è stata inaugurata nel 2001. Ancora una volta lo sport è stato uno strumento di partecipazione e solidarietà. L'importante non è partecipare, non vincere, è che siamo stati tutti bravissimi. Davvero tanti i ragazzi coinvolti che hanno partecipato con entusiasmo alla manifestazione, complice anche il bel tempo. Ancora una volta lo sport è stato uno strumento di partecipazione e solidarietà contro dittature e ingiustizie, perché Miguel era un atleta che disprezzava la guerra e sognava la pace.